Buongiorno e buonasera dal vostro Zuirito, ragazzi e ragazze, ed eccoci qua con la mia bellissima Loli Calamara. Siamo su Splatoon e voglio fare un altro episodio perché ho notato che con i miei schizzi avete gradito e non vedo l'ora di schizzare ancora di più sui muri e sulle calamare. Un attimo, voglio vedere cos'è questa cosa, squadra del festival. A quale squadra vuoi unirti? Naturalmente quello dei ninja. Sì, sì. Ah, ottengo la maglietta, ma poi devo restituirla. Che grandissima cagata. Qua sono i negozi. Qua credo che possa comprare abbigliamento. Sì, sì. Come posso esserti utile? Oh, ma... What the fuck? Che... Ma ecco perché il padre di Nemo non trovava il figlio! Sta qua sui capelli! Come? Hai un kling comune come te? Fuori di qui! Remo! Quindi è una citazione a Nemo! Sto grandissimo pesce di merda! Qua posso modificare il mio abbigliamento. Metto la maglietta ninja. Voglio un attimo vedere cos'è questo tizio sospetto. Sembra che abbia appena litigato con la scossa elettrica. Parla. Oh madonna. Ma sono fissate con il livello 4. Ma vaffanculo. Mi tocca fare per forza qualche altro match. Sennò qua non si può fare. Non posso fare nulla di utile. Entra nel tombino. Oh cacchio, sono andato dove sta il Capitan Findus. Non è che adesso devo schizzarlo o lui schizzerà me? Ecco, già mi preoccupa. No vabbè, tanto non penso che possa farlo. Ormai è una certa età. Il gran pesce scossa. Ah, un pesce che fa le scosse. Che fantasia. Scusami un attimo, ma come hanno fatto a rubartelo se è il gran pesce scosso? Dovrebbe essere bello grande. Problema alla vista. Chi te già consente, giusto? Il mio personaggio non parla. Oh, però mi piace questo abbigliamento che ha adesso il mio PG. Ah, sembra più gnocca. Fammi capire, il numero 1 e 2 sono schiattati? A furia di schizzate in faccia, alla fine non sono riuscito più a reggere. Pesci scossa da trovare 3. Ah, bello, sono anche missioni... Sì, sì. Single player. Oh, posso entrare qui? Inizia la missione, nascondiglio dei polpastri. Caccia al pesce scossa. Non vedo l'ora di schizzarli tutti per benino. In bocca alla balena, anche a te, Capitan Findus. Premi ZR per attaccare quel manigoldo. Bello però questa cosa delle missioni single player. Devo stare attento. Non ha retto la schizzata del polpo. Mi sa che mi tocca prendere tutte queste palle. Del cavolo. Sembrano sfere del drago. In questo caso sono sfere del pesce scosso. Che ha una specie di scudo. Ah, non devo farmi vedere. È anche un gioco stealth. Fenomenale. Adesso che ci faccio caso. Ma è un tentacolo di polpo. Ha un ciuffo come tentacolo. Fenomenale, fenomenale. Mi piace sta cosa. È alla moda. Su di una strategia d'attacco. Ma io ho i miei contenitori pieni del mio schizzo. Perché non ci ho pensato prima? Ah, c'è anche un'armatura. È
la madonna! Ma che è? Equipaggiamento da skateboard per chi pratica questa passione. Ti serve una chiave per aprire il portale. Ed ecco la chiave. Ma perché ho questi difetti tecnici? Oppola! Ultimo checkpoint, quindi siamo alla fine. Cerca la chiave. Se ce la facciamo. Questo già è più difficile perché stanno... Ah, c'è stato uno con lo scudo. Però aspetta, mi carico di... del mio schizzo. Ecco qua. Fate tutti e due in un colpo. Adesso bisogna soltanto cercare la chiave. Forse sta qui? Boh. Sì, sì. Oh, i rinforzi. Ma che cacchio se l'aspettava? Dai, che ce l'abbiamo fatta. Un pesce scossa. Rompi la barriera e catturalo. Aspettate giusto un attimo, la voglio vedere. Ma ha la bocca di uno che ha ciucciato dalla mattina alla sera. Cazzo che labbrone, oh. L'abbiamo liberato? E vai! Adesso potrà riprendere a ciucciare sto pesce scossa. Vai! Fai buon uso delle tue labbra carnose. Ha detto qualcosa che non va? Tana dei polpocchi! Scalata per la vittoria! Oh, questa volta le cose si fanno ancora più interessanti. Sono... specie di missili con le gambe! Non ho mai visto una cosa del genere. E intanto è morto come uno scemo. Oddio, ma questi sono kamikaze. Ma si bastarde. No. Ah, quello era un palloncino che esplodeva. Figo. Chissà con queste sfere cosa posso farci. Se qualcuno lo sa me lo dica nei commentini. Bello questo livello. Un polpocchio per sconfiggerlo, inondalo con il tuo inchiostro. Avete capito, ragazzi? Devo inondarlo con il mio schizzo. La mia schizzata è stata più forte e più precisa. Tenete conto che non è importante solo lo schizzo, ma anche la qualità dello schizzo e la sua colorazione e la sua consistenza. Vedete, il mio schizzo è più consistente dell'oro e quindi ho vita facile. Lo so che suona male. Uno scolorator. Rimuove. Ho capito. Quindi lui... lui pulisce il mio schizzo. Ma guardate. Però sono salito lo stesso. Allora, i vetri non si possono schizzare. Ma comunque mi piace troppo il mio PG, eh. Che bello quel culo. Sculetta proprio a ritmo. Adesso sto scoprendo che se vado nello schizzo di colore diverso non muoio, però vengo rallentato di parecchio. Per usare il cannone tieni premuto ZL e spara con... Oh, vediamo. Oh, questa cosa mi piace. Sono proprio schizzate a vortice. Prendiamo il nostro bel pescione. Non vede l'ora di spolpare di nuovo. Mamma mia. Sono troppo appassionati con lo schizzo, eh. Troppo. No, che ci sono adesso? Nemici volanti a elicottero. Sui polpotteri non tramonta mai il sole. È verito. Stanno a schizzare dalla mattina alla sera. Chiamali scemi. Quando uno è appassionato non demorde mai. Bello che adesso il colore è giallastro. E fatti state nell'inchiostro. Va bene. Vabbè, uno che canticchia ruttando. A saperlo potevo diventare anche io un cantante di successo. Cioè, stanno su degli elmetti con le eliche. Bellissimo. Però tanto non servirà a nulla contro di me. Ah, quando sono un calamaro. Proviamo. Oppla!
Bella. Devo continuare a saltare così. Vai. Sì. Aspetta che devo prendere quella sfera. Fatto. E adesso ammazziamo. Comunque devo ammettere che questo qua è un gioco molto bello, eh. È un'esclusiva di Wii U, Nintendo, e naturalmente non poteva mancare la qualità. Ah, figo. Bellissimo. Bella sta cosa. Non preoccuparti, Capitan Findus, non sono così idiota. Almeno lo spero. Che è sta cosa? Una nuova arma. Arma speciale, un turbinator. Premi R, poi fai fuoco con ZR. Avevo letto Sunator oppure Sbudinator. Premi R, poi fai fuoco con ZR. Che figata. Guardate i tentacoli come vibrano. Non vede l'ora di schizzare la mia Loli. Fai fuoco a volontà. Sono tornati di schizzo. Altri polpotteri. E che sono, moschettieri? Oppla! Tuffiamoci nell'inchiostro. Dite che riesco ad entrarci, così? Sì, sì, forse sì. Ce l'ho fatta. Chissà cos'è questa pergamena. Se qualcuno di voi lo sa, me lo dica. Potresti pure che mi verrà sfigata a fine livello. Scherziamo un poco, saliamo. Guarda, non avevo il minimo dubbio. Ultimo checkpoint. Quel manicordo inquietante è un polpottero bombardiere. Ah, la faccia quanto è brutto. Ma sono tutti questi labbruni qua. Devo prendere l'arma e attivarla, via. E il terzo pesce scosso è stato salvato. Ah, ecco cos'è questa pergamena. Questo sembrerebbe un mezzo di trasporto octariano, ma dentro non c'è niente. Chissà come fa a muoversi. Forse bastano buona volontà e un po' di fatica. Forse utilizza come energia, cioè come carburante, lo schizzo? Potrebbe essere. Tentacubus il massiccio. Non farti schiacciare dal suo schizzo. Sono curioso proprio di vedere chi avrà lo schizzo più potente. Intanto preparo un po' il percorso. Oh oh, un tentacolo grande, non mi piace. Credo che sia un po' zunderello. Ma proprio poco. Oh no no no. Il bello che ha delle gambine piccoline. Sembra una cosa un po' inquietante. Oh, dovevo salire, mi sa. Sì. Intanto però lo schizzo un po' bene. Così già che mi trovo. No 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 no. Facciamo subito, non perdiamo tempo. Dobbiamo salire. Sali, 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 sali. Ah, bisogna schizzare il tentacolo. Mi sa che si è ingazzato. Cioè, gli esce un tentacolo dal culo? Non voglio sapere come sia entrato lì dentro, eh. Non voglio farmi domande di questo genere. No, no, no. Ah, ma è diverso il percorso. Sali, 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 sali. No, ma ce la stavo facendo. Ma quanti tentacoli ha questo nel sedere? Poi adesso ho notato che ci sta la zona elettrificata. Mamma mia, che culo. Allora, cerchiamo di salire. Sale, 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 sale. Vabbè. Ma vai, vai, subito, subito, subito. Forse è morto. È morto con le gambe aperte. Mi sa che ha schizzato un po' troppo, eh. E non è riuscito a reggere. Prendiamo un po' tutto. Altra pergamena. Abbiamo finito questo livello. E altro pesce scosso salvato. Beh, almeno non sono morto come i primi due numeri. Prototipi di armi antipolpo.
Ares Armando Brancaleone. Che cazzo? Ah, adesso possiamo andare avanti. Aspetta, devo prendere un po' di pausa, bellezza. Anzi, belloccio. No, ragazzi, ho schizzato un vecchio. Bello l'abbigliamento di questa, fammela vedere. Il fatto che stia provando attrazione verso queste calamare mi ha fatto scoprire che gli va bene tutto. Parla con Judy Gatto. Un gatto che giudica. Non osi immaginare cosa potrebbe dire su di me. Devo salire ancora di livello. Vabbè ragazzi, direi a questo punto di concludere questo episodio. Spero che vi sia piaciuto, mi ho fatto vedere un pochettino il single player con le missioncine con il Capitan Findus. Se volete altri video su questo gioco fatemelo sapere. Magari farò altre battaglie a suon di schizzo e vedremo chi è lo schizzatore più veloce di Coloropoli. E se volete commentate e alla prossima. Ciao ciao. Ah, ma questo non è quello lì che mi aveva fatto il culo nell'episodio precedente? Ivan, vaffanculo! È sicuramente lui.